4. Inizia la registrazione. Chi deve disattivare l'audio lo disattivi e iniziamo. Buonasera a tutti, Ludovica, possiamo iniziare? Sì, siamo in diretta. Perfetto, buonasera a tutti, siamo nuovamente in diretta in questa lezione sull'identità. L'identità è una cosa importante sempre, lo è ancora più oggi, l'identità dell'Italia, l'identità anche a confronto con quel fenomeno di mondialismo più che di globalizzazione che tende appunto a cancellare l'identità, che però risorgono. Dell'identità non si poteva fare a meno nella nostra parola nel glossario nazionale, e questa parola nel nostro pantheon la illustrano due che, sia per effetto dello studio della professione che realizzano, sia per effetto del partito in cui militano, possono completare appunto la definizione di cosa può e oggi identificarsi come identità, gioco di parole. Renato Cristin, docente universitario, autore di numerosi volumi anche in materia, e Isabella Rauti, vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia, che su questi argomenti peraltro declina anche la sua attività legislativa. Questa lezione è coordinata, come le altre, da un giovane, si fa per dire giovane tutore, che è Michele Napoli, che non è alla prima esperienza come coordinatore, e quindi noi affidiamo a lui la lezione, nella convinzione che sarà particolarmente interessante anche per il momento in cui essa si svolge. Isabella e Renato, ove fosse la prima volta che partecipiate alla nostra iniziativa, avete davanti studenti, tra virgolette studenti, che sono esponenti della cosiddetta classe dirigente vastamente intesa, che da ogni parte dell'Italia e alcuni anche dall'estero, italiani residenti all'estero, che si collegano ormai da oltre 3 mesi ogni lunedì ed ogni giovedì per seguire le nostre lezioni e per confrontarsi con i nostri docenti con domande molto spesso particolarmente attinenti che ci aiutano a comprendere meglio il tema che stiamo sviluppando. La parola a Michele Napoli e io mi taccio per l'intera lezione, sarò come voi uno studente che ascolta silente. Allora, ben trovati a tutti, buonasera, grazie ad Ulfu per questa ulteriore opportunità. Un tema importante con due illustri ospiti. Renato Cristin, il professore di ermeneutica filosofica dell'Università di Trieste, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, nonché direttore scientifico della Fondazione Libera. Autore di tanti libri che io invito gli studenti ad acquistare e a leggere perché sono per davvero di grande importanza e credo anche di tanta attualità. Saluto anche la senatrice Isabella Rauti, nota a tutti, politico di lungo corso, vicepresidente del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che non ha bisogno di tante presentazioni. Invece io, dopo una brevissima introduzione, lascerò subito la parola al professore Renato Cristin, che ringrazio naturalmente per aver accolto l'invito della Fondazione, dopodiché passerò la parola alla senatrice Isabella Rauti, che naturalmente ringrazio a nome di tutti quanti voi, e poi daremo vita, come solito, a una serie di domande. Solo una questione di carattere organizzativo. Invito tutti naturalmente a prenotarsi tramite chat, a porre le domande se vorranno o lo riterranno più utile direttamente a viva voce, altrimenti su chat potranno lasciare le loro domande che rivolgeremo poi ai graditissimi ospiti. Ci diamo anche una tempistica per i lavori che solitamente noi chiudiamo come in ogni lezione intorno alle 20:15, correggetemi se è sbagliato l'orario. Detto questo, io passerei all'introduzione. Un tema, come diceva Adolfo Urso, assai importante, un tema che si pone oggi in un contesto temporale molto particolare.
È un tema importante di fronte, tra l'altro, ad un progetto assai ambizioso da parte di taluni che mira a stravolgere le consuetudini, i costumi, i modi di intendere la convivenza civile. È una sorta di tentativo, oserei dire, di cambiare i connotati al nostro paese, mettendo addirittura in discussione la fisionomia culturale ed identitaria dello stesso. Ecco, se volessi per flash dire quelli che sono i pilastri, le parole d'ordine di questo progetto che ho definito ambizioso da parte di taluni, sono pauperismo, laicismo, anti-occidentalismo, relativismo etico e culturale. Ecco, questi pilastri lasciano spazio ad una discussione che credo sarà di alto livello, come siamo abituati a fare nel corso delle nostre lezioni. Dico ciò, e ho sottolineato questi pilastri, queste parole d'ordine, perché quando penso a talune misure che sono fondate sul convincimento che la ricchezza sia una sorta di peccato sociale, quando si tenta di colpire le categorie produttive, il lavoro autonomo, diventa chiaro, a mio avviso, l'approdo, che è una società di eguali, nella quale il merito deve essere bandito e le articolazioni comunitarie che formano la cosiddetta società civile, devono essere smantellate. Quando le forme tradizionali di convivenza vengono messe in discussione e si teorizzano forme prossime al tribalismo anarchico, significa che il disordine morale, almeno io così lo leggo, ha fatto breccia anche in settori politico-culturali che ritenevamo solidi e impenetrabili a stravolgimento tanto radicali da far temere addirittura la scomparsa delle aggregazioni naturali. Ecco, poi in politica estera, penso allo spostamento dell'asse della politica estera, con tutte le conseguenze nefaste per la nostra economia, per il nostro sistema produttivo. Ecco, il rischio io credo sia quello dell'ideologia del nichilismo, sul quale si tenta di edificare una società che, utilizzando un termine coniato da Gennaro Malgieri, è una società invertebrata, docile ai comandi ed appesa ad illusioni messianiche. Ecco, questa brevissima introduzione per dare immediatamente la parola al professore Renato Cristin, che ringrazio nuovamente, a cui cedo la parola e che credo ci renderà una lezione straordinaria su questo tema così importante. Prego, professore. Grazie a voi e saluti a tutti, naturalmente, ringraziamenti per l'invito. Il poco tempo che ho a disposizione non consente una trattazione sistematica, ovviamente, del concetto di identità dal punto di vista filosofico, e quindi mi limiterò a svolgere un breve ragionamento sui fondamenti teoretici di tale concetto e su alcuni sviluppi culturali che esso ha avuto nel Novecento, mettendo in evidenza il passaggio che nel mainstream culturale ha condotto dalla identità alla alterità. La scarsità di tempo mi costringe a in qualche modo a sintetizzare questo ragionamento, ma tale scarsità è ampiamente compensata dal piacere di tenere una lezione insieme alla senatrice Isabella Rauti, che saluto caramente. Partiamo dall'inizio. Aristotele ha posto a fondamento della conoscenza il principio di non contraddizione perché era alla ricerca del fondamento del pensiero, era cioè alla ricerca di un fondamento solido sul quale fondare la conoscenza, quello che gli definisce il principio più saldo di tutti. E ancora quello che, ancora secondo Aristotele, è il principio intorno al quale è impossibile trovarsi in errore. Questo è il principio, appunto, di non contraddizione, principio che funge da garante della verità logica e al tempo stesso anche della realtà ontologica. Un principio che stabilisca l'impossibilità che una cosa sia e non sia al tempo stesso e che fornisca quindi il criterio per l'identità. La formulazione del principio è, cito, è impossibile che la stessa cosa
insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo rispetto. Nessuno può ritenere che la medesima cosa sia e non sia. Ecco, enunciando questo principio, Aristotele ha posto un formidabile punto di partenza, non soltanto per la logica e per la scienza, ma anche per la gnoseologia occidentale, direi anche per la metafisica. La stessa metafisica, infatti, è in stretta relazione con questo principio. Perché? Perché le determinazioni dell'essere non possono venire fissate contravvenendo ad esso. Dal principio di non contraddizione deriva la formulazione del principio di identità, il classico principio che dice che A è uguale ad A, ovvero che A non è B. Le implicazioni del principio di identità nella dimensione della prassi sono evidenti e vastissime. Il principio di identità o di non contraddizione è incontrovertibile sul piano logico. Sul piano ontologico, tuttavia, cioè sul piano che riguarda l'essere delle cose e l'essere in generale, Aristotele introduce una distinzione. L'essere, egli afferma, si dice in molti modi. Certo, l'essere come sostanza o essenza è in sé univoco, ma l'essere, appunto, si dice, si può dire in molti modi. Ciò significa che l'essere è detto in molte maniere e quindi non è predicato univocamente, ma certo è sempre in relazione a un che di unico, a una certa unica natura che è appunto la sua sostanza. Il che significa che io non posso sostenere che una cosa sia tale e al tempo stesso non sia tale, ma posso certamente affermare, ecco l'essere che si dice in molti modi, posso certamente affermare che una cosa abbia certi predicati e non abbia altri predicati che invece ineriscono ad un'altra cosa e così via. Ma pur nelle differenze fondamentali, rimane però fondante l'identità della cosa nella sua sostanzialità. Se noi pensiamo al principio di identità nella sua, diciamo, strutturazione logica, dobbiamo anche pensare al concetto di identità nella sua dimensione ontologica, ma ancor di più dobbiamo pensare al concetto di identità esattamente nello stesso modo in cui Aristotele dice che si deve pensare l'essere. L'essere, appunto, si dice in molti modi. Allora, possiamo vedere che anche l'identità si può dire in molti modi. Perché? Perché si parla di identità come identificazione. Il documento di identità, per esempio, è una delle forme dell'identificazione, per dire così, socio-istituzionale. Ma anche identità come individuazione, identità cioè in senso psicologico. Psicologico e anche esistenziale. Identità come carattere sociale, l'identità di gruppo. E ancor più come carattere nazionale. Si parla a buon diritto e con ragioni fondanti di identità di una nazione o di un popolo. Quindi allora l'identità come l'essere si può dire in molti modi. E per quanto riguarda quella macroidentità alla quale noi apparteniamo, che non soltanto l'identità nazionale, ma ancor più ampiamente l'identità europea, ecco che vediamo che l'identità europea si è formata in base ad una pluridimensionalità culturale e a una multistratificazione storica, sedimentandosi e tramandandosi in oltre due millenni in un processo che definiamo, a buon diritto, di lunga durata. Ora, fino a un certo punto di questo itinerario storico, l'identità, sempre plurale, ma certamente sempre legata ad una essenza determinata, l'identità, dicevo, è rimasta il perno della visione europea del mondo e dell'azione concreta dei popoli europei. Per secoli, identità, significato
orgoglio e affermazione di sé. L'identità è stata il baricentro a partire dal quale tramandare la tradizione e svilupparne tutte le potenzialità. Nell'epoca moderna, esemplare in questa formazione dell'identità è il XVII secolo. Il Seicento è il secolo di grandi scoperte scientifiche e geografiche, di rinnovamento filosofico e di grandi elaborazioni politiche, di crescita culturale, di riorganizzazione sociale. È il secolo della nascita della borghesia, della nascita del sistema economico-sociale che ha retto l'Occidente non soltanto in senso materiale, ma anche in senso spirituale. Il rapporto tra questo sistema e la religione cristiana è stato infatti di reciproco sostegno. Ora, se dal punto di vista storiografico l'età moderna inizia con il Cinquecento, dal punto di vista filosofico la modernità inizia con il Seicento, con l'affermazione cioè dell'identità sancita da Descartes con l'ego cogito e da Leibniz con la monadicità individuale e responsabile. Quindi, a partire dall'inizio della modernità, noi vediamo che il concetto di identità ha una posizione assolutamente centrale. Se il Seicento è dunque interpretabile, secondo questa lettura naturalmente, come il secolo dell'identità, il Settecento è il secolo dell'alterità, perché la sua principale corrente di pensiero, cioè l'illuminismo, ha tematizzato l'altro non solo come ovvia realtà etnico-culturale, ma anche come problema filosofico e, da qui, come obiettivo culturale. La prima grande frattura dell'identità si verifica infatti sulla base del pensiero illuministico del grande movimento settecentesco, si verifica, dicevo, infatti, alla fine del XVIII secolo con la Rivoluzione francese, alla quale seguono ulteriori e molto più laceranti rotture dell'identità. Il marxismo e i movimenti socialisti ottocenteschi e soprattutto la rivoluzione bolscevica del XVII. Su questa linea di sviluppo, che è una linea che qui naturalmente ho delineato in modo estremamente sintetico e rapido, si inseriscono sul piano filosofico il pensiero francese novecentesco degli anni 50 e 60, nel quale confluiscono e vengono poi valorizzate tutte le tendenze antisistema e quindi antioccidentali che gravitavano nella grande galassia culturale e politica della sinistra. In questo schema l'identità diventa un concetto negativo, una parola da bandire e, quando applicata, una pratica da condannare. La logica culturale e politica, dunque, abbandona l'identità e si riorienta in base a quello che io definisco il principio di alterità, opposto dunque al principio di identità. L'altro diventa dunque una figura centrale nello scenario contemporaneo. L'altro qui non è l'espressione di una attenzione che in sé non è affatto sbagliata per le altre persone o per le altre culture, bensì diventa il fulcro di una operazione strettamente ideologica che mira a sostituire l'identità con, appunto, l'alterità. Un esempio di questo pensiero, di questa modalità di pensiero, è Sartre, il quale già all'inizio degli anni 60 sosteneva che era necessario decolonizzare l'uomo occidentale, decolonizzare cioè la mente europea. E questa decolonizzazione era possibile, a suo avviso, soltanto se noi potevamo estirpare in noi il colono che è in ciascun europeo. Ma questo intervento implicava anche che l'europeo facesse l'esperienza di essere colonizzato. E questo è l'obiettivo sartriano, obiettivo teorico naturalmente o teorico-politico. Infatti, sostiene Sartre, che noi dobbiamo, per diventare indigeni, completamente lasciare che il nostro suolo sia occupato dagli antichi colonizzati e noi crepare di fame. È una citazione a memoria da Sartre, inizio anni 60, in una prefazione a un libro
celebre di Frantz Fanon. Ora, questo è il nucleo della teoria della colonizzazione dell'Europa che viene propugnata oggi dagli odierni immigrazionisti. Secondo questa teoria, l'europeo oggi sarebbe razzista perché rifiuta l'altro, perché vede nell'altro un nemico da cui difendersi. E allora, per reprimere e forse sconfiggere questa pulsione cosiddetta razzista, ci sarebbe un solo modo: inculcargli l'eterofilia, cioè una passione smisurata, sconfinata per l'altro. E al tempo stesso però è necessario inculcargli anche l'opposto, cioè l'opposto di questa passione, cioè l'odio nei confronti di se stesso, il disprezzo nei confronti della propria identità. E qui si innesta, anzi, si sviluppa, cresce quello che ho chiamato il complesso d'Europa, cioè un complesso psicologico che sul piano storico-politico si manifesta come l'abdicazione a una identità per abbracciare una non identità. Il movimento del 68 ha definitivamente imposto questa figura, l'altro, che ha poi invaso la cultura occidentale e che è diventato poi il paradigma dominante del politicamente corretto. Quello spettro di cui parlava Marx si aggira ancora per l'Europa, è ancora fra noi e oggi è diventato addirittura il padrone dell'Europa. Lo spettro oggi è l'ideologia comunista immessa nell'ideologia dell'alterità. Lo spettro dell'Europa contemporanea è dunque l'altro. Il percorso che conduce a questo dato di fatto è esemplificabile in quella che io definisco la dialettica tra l'universo concentrazionario e l'universo contestatario, cioè la dialettica fra il vecchio gulag e la rivoluzione permanente, una dialettica totalitaristica, illiberale e antioccidentale. Quindi, da questo punto di vista, vediamo che la modernità ha gettato le premesse per una denigrazione dell'alterità e delle identità, scusate, e per la conseguente trasformazione dell'identità nell'alterità, che viene esaltata come elemento di salvezza da una presunta malattia identitaria che affliggerebbe lo spirito europeo. C'è dunque un doppio legame che agisce in questo schema: l'odio di sé e l'esaltazione dell'altro. Questo doppio legame mostra una forza ideologica, la forza di una ideologia anti-identitaria che è riuscita a occultare la verità retrostante. E di conseguenza questo binomio si è trasformato in una patologia, in una malattia spirituale che si è diffusa nell'Europa nel Novecento e che può diventare mortale, direi, per l'Europa del XXI secolo. Uno degli obiettivi principali del movimento sessantottino consisteva nello sradicamento della genealogia, intesa sia in senso lato come albero di trasmissione della tradizione, sia in senso stretto come trasmissione della generazione. Uno degli slogan preferiti era «Non c'è né padre né madre». Una tesi che ancora oggi troviamo in molte teorie sociopsicologiche, le quali affermano per esempio che la società attuale è post-genitoriale, cioè al di là delle figure del padre e della madre. Una tesi che non ha soltanto un senso psicologico, bensì anche un ruolo culturale e perfino politico, se pensiamo a recenti proposte di legge per sostituire sui documenti di identità dei minori le parole padre e madre con le diciture genitore 1 e genitore 2, ad esempio. Ora, per sbarazzarsi di ogni forma di controllo, il pensiero dell'alterità doveva liberarsi anche di ogni residuo di tradizione. Eliminati questi ostacoli, questa presunta liberazione si concretizza in un colossale intervento di distruzione dei paradigmi socioculturali, a partire appunto dalla cancellazione dello schema classico padri figli, forgiando una ideologia di negazione del passato e di cancellazione dell'origine,
con tutte le conseguenze disastrose che questa ideologia ha avuto sull'educazione, sulla formazione scolastica, sulla cultura degli ultimi 50 anni. E se pensiamo al fatto che oggi è nelle mani di adepti ed epigoni di questa ideologia che si trova all'Europa, forse dovremmo preoccuparci seriamente. Ricordo che, concludo in poche battute per appunto poi passare la parola alla senatrice Isabella Rauti, che poco più di 3 anni fa al Congresso Nazionale dei Fratelli d'Italia la Presidente Giorgia Meloni ha posto il concetto di identità al centro dell'elaborazione teorica dell'azione politica del partito, indicandolo anche come concetto chiave per l'intero centrodestra, con un'operazione diametralmente opposta al mainstream del politicamente corretto. L'identità oggi, infatti, è il concetto più detestato dalle istituzioni, il più osteggiato dai movimenti politici, il più detestato dalla variegata galassia della sinistra europea, il più bersagliato dai custodi del politicamente corretto. A costoro l'identità fa paura, perché con la sua affermazione si può sconfiggere la loro dittatura dell'alterità, che si manifesta in molte forme, dalla buonistica pseudoetica del rispetto alla sottomissione all'altro extraeuropeo, ma che si riassume in una formula unica: disgregazione progressiva dell'identità e sostituzione culturale dei popoli europei. Una volta compreso il potenziale di verità dell'identità, i suoi avversari hanno appunto deciso di combatterla con ogni mezzo possibile. Avversata e disprezzata, l'identità è invece il concetto più necessario all'esistenza storica delle nazioni, delle comunità e degli individui. Infatti, identità non significa soltanto coscienza di sé, ma significa anche chiarezza, chiarezza di visione e di azione. E chiarezza non significa semplificazione, tutt'altro. Significa rigore nell'interpretare la realtà, coraggio nel cercare la verità, decisione nell'esprimere ciò che si è, o determinazione, se volete, nell'esprimere ciò che si è. Io qui concluderei questa parte, allora. Grazie al professor Renato Cristine. Diciamo, possiamo dire senza temi di smentita che abbiamo volato altissimo. Grazie, professore, per questa brillante esposizione, chiarissima tra l'altro. E sono certo, insomma, che arriveranno, pioveranno una serie di domande che la riguarderanno. A questo punto io passerei immediatamente la parola a Isabella Rauti, alla senatrice Rauti, che naturalmente nuovamente ringrazio, a cui cedo la parola per la sua esposizione. Prego. Grazie. Allora, intanto un saluto a tutti, gli studenti della Fondazione, tutti coloro che sono collegati, un ringraziamento al mio amico e collega Adolfo Urso, il quale ha veramente un dinamismo e un attivismo non solo politico ma anche culturale che io apprezzo molto e di cui il nostro mondo ha veramente bisogno. E lo ringrazio anche per avermi invitata e coinvolta, ed è sempre molto bello partecipare a corsi di formazione a scuole, diciamo, di politiche di formazione, che purtroppo è un'abitudine che abbiamo un po' perso. E ringrazio chi ci sta coordinando e saluto il professore Renato Cristin, e parlare dopo di lui è un onore, ma mette anche in imbarazzo, perché il suo approccio è stato un approccio non solo naturalmente da autorevolezza accademica, ma un approccio filosofico e teoretico molto molto importante. E lui non lo ha detto, ma voglio dirlo io, lui è autore di un saggio, I padroni del caos, per l'edizione Liberi Libri, in cui si affrontano i temi dell'identità
e si affrontano in modo estremamente chiaro, e anche il rapporto tra identità e tradizione e tutte le forme di esproprio della nostra identità. E adesso vorrei venire, diciamo, un po' al tema, e cerco di guardare i tempi per non andare oltre. Allora, io intanto vorrei partire da una premessa. La premessa è che io non credo affatto alla fine della storia, che è invece l'auspicio, la profezia, ma più che altro l'auspicio del turboglobalismo. Non credo affatto a questo postulato, non ci credevo prima, anzi non ci ho mai creduto, tantomeno comunque potrei crederci oggi, che la mondializzazione ha mostrato tutta la sua fragilità, insieme al fallimento di tutti i dogmi della tecnocrazia. Direi anche che il globalismo del profitto, che si è rifatto molto a questo principio della fine della storia, è un globalismo che è stato sconfitto da un virus, mi riferisco ovviamente alla pandemia, e tempo fa ho letto anche un giornale il cui titolo mi ha colpito, perché non è un frasario nostro, ma appunto è un articolo di un'importante testata giornalistica che sanciva così i contenuti dell'articolo. Il Covid ha decretato la morte della tecnocrazia. Questi sono, direi, pronunciamenti importanti, perché se per la nostra cultura sono molto chiari, sono invece per molti un'acquisizione recente che ci offre grandi spunti di dibattito. Direi anche che la crisi abbiamo detto, il fallimento della tecnocrazia, della globalizzazione del profitto, della mondializzazione, ma anche una crisi della finanza speculativa che ha preceduto la crisi pandemica, perché non ci dimentichiamo che anche questa ha dimostrato tutta la sua fragilità e la sua fallacia. Aveva creato una bolla, come si dice, di ricchezza virtuale che a un certo punto è scoppiata, generando quindi una crisi economica molto grave, della quale probabilmente non abbiamo avuto la dovuta contezza, ma che in realtà avrebbe già dovuto dimostrare quanto tutto questo fosse fallace e infondato. Allora, perché questa premessa? Per dire che io penso, sono profondamente convinta, che rispetto a questi scenari che ho semplicemente accennato, ma parlo comunque a una platea che sa individuare il perimetro di riferimento, dicevo, rispetto a tutto questo scenario, oggi più che mai servono valori e concetti come storia, appunto, Stato, nazione, patria, tradizione e tradizioni, antica distinzione non banale, e non da ultimo sovranità. Tutti questi elementi sono i pilastri portanti di un concetto più grande, che è quello della identità, che come dire, prevede anche, per non scomparire, per difendersi dalle minacce, prevede anche un radicamento, un rinnovamento, un rafforzamento che io definirei tra storicizzazione e attualizzazione. Il punto, e secondo me il nostro compito, è riaffermare proprio l'identità. Perché, e unisco a questo ragionamento il fatto che soltanto il ritorno della centralità di una politica identitaria, quel richiamo fatto dal professor Christin come uno dei messaggi lanciati anche al congresso di Fratelli d'Italia di Trieste, dicevo, ecco, solo il ritorno della centralità di una politica identitaria può ricomporre tante fratture, tante strappi, molti li ha raccontati il professore. E non ultima la frattura tra popolo e politica, la frattura tra popolo e partiti, la frattura tra popolo, elite e oligarchie, la frattura, più banalizzando, tra governati e governanti. Allora, questo ci porta a mettere al centro di ogni riflessione politica
il concetto di demos, al quale si lega quello della rappresentanza, perché anche questa è una difesa dell'appartenenza identitaria. Il concetto di rappresentanza è minacciato perché ci sono poteri che cercano di conquistare un livello decisionale a discapito dei popoli. Potremmo fare un esempio concreto che ci offre purtroppo la cronaca quotidiana e quella attuale. L'attuale crisi di governo, per esempio, è un esempio in cui si vuole soffocare il concetto di sovranità popolare e il concetto anche di rappresentanza. Vado avanti tagliando alcuni appunti che avevo e voglio anche fare una parentesi perché ci segue tra l'altro anche Fabrizio Fonte dello studio dinogrammatico. Insieme a lui, insieme a Fare Futuro, insieme a Nazione Futura, al Centro Studi Pino Rauti, alla Fondazione Tatarella, alla Fondazione Tricoli e a tanti altri, abbiamo lavorato insieme ad un manifesto della cultura identitaria e non conforme, e insieme anche all'amico Francesco Giubilei, per una, diciamo, un'area non conforme, però un'area di destra non ideologica, ma sicuramente identitaria. Quindi un manifesto che abbiamo presentato anche a Roma, era il novembre 2019, e abbiamo individuato 10 parole chiave, chiaramente non con la presa di esaurire tutta la questione della cultura identitaria, ma 10 parole chiave di richiamo, che naturalmente adesso io brevemente vi accennerò, e poi vi passerò a quelle che sono invece le minacce alle parole chiave dell'identità e della cultura identitaria. Allora, naturalmente si parte dalla prima, che è l'identità di popolo, che è la difesa delle tradizioni, delle radici, della lingua italiana, ma anche dei dialetti, delle usanze, degli stili di vita, insomma di tutto quello che contribuisce a definire una comune storia nazionale e una specificità culturale che peraltro ci proviene da una civiltà millenaria, quella che il professor Cristina ha definito giustamente la macroidentità europea di una civiltà pluridimensionale e con una sua stratificazione storica. Il concetto è naturalmente quello. Allora, nelle società sempre più omologate e globalizzate è necessario conservare l'identità del nostro popolo come una necessità, direi, ontologica fondamentale di esistere, non solo di resistere. Quindi la difesa dell'identità, abbiamo scritto nel manifesto, non è passatismo, ma è un'affermazione di un noi, di una tradizione, per affrontare le sfide della modernità e governare ovviamente la globalizzazione e fermare anche il rullo compressore nichilista che viaggia con la globalizzazione. Un altro tema è naturalmente la sovranità, che è lo Stato nazionale che è minacciato anche lui dalla globalizzazione, che tende a cancellare tutti gli elementi che definiscono appunto la nazione. E quindi la sovranità significa anche difesa dell'interesse nazionale e sovranità significa anche non cedere in termini di sovranità ad organismi sovranazionali, e qui il problema tra gli stati sovrani nazionali e il contesto europeo. E poi ancora il concetto di patria, nella consapevolezza di appartenere non solo a un territorio, ma di appartenere con orgoglio a un radicamento, appartenere in termini di nascita a un popolo, a una cultura, a una storia, a una lingua che è un elemento unificante, anche il fondamento dell'identità nazionale. La patria e l'identità nazionale non sono concetti astratti, non sono neanche concetti, come dire, ottocenteschi, cioè non sono concetti da risorgimento, ma sono concetti dinamici. A questi si aggancia l'idea appunto di popolo, quindi torno ancora a questo concetto di demos, che non è un'utopia, ma è una realtà sociale di carne e sangue, che è quella con cui dobbiamo ricostruire un rapporto, un nesso stretto come politica identitaria. Naturalmente dobbiamo sfuggire, e non ci appartiene, ogni forma di populismo, che è una degenerazione, richiamando invece il concetto di patriottico,
e di sovranità. Purtroppo spesso siamo costretti a prendere le distanze da chi ci taccia di essere populisti, commettendo un errore ideologico fondamentale. E ancora abbiamo inserito nel manifesto il concetto di economia sociale di mercato, ma anche di principi di sussidiarietà, di libertà imprenditoriale e anche di attività lavorativa e di difesa dei settori strategici della produzione nazionale, e soprattutto invocare uno Stato che non sia proprio uno Stato vampiro e che alleggerisca la pressione fiscale. Altro nodo, la libertà. La libertà intesa come libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di parola. La cultura identitaria difende questa libertà da che cosa? Dalla prepotenza del pensiero unico, dalla moda del mainstream e del politicamente corretto. Insomma, da quella minaccia del relativismo a cui è stato fatto riferimento. Non può non esserci nel decalogo della cultura identitaria la famiglia. La famiglia, base della società naturale, unione di un uomo e di una donna, e soprattutto, anche il professor Crisi ne ha parlato, non trova il concetto di famiglia identitaria, non trova fondamento su un concetto di omogenitorialità, tantomeno può trovarlo nel ricorso alla pratica dell'utero in affitto, della maternità surrogata, tantomeno può trovarlo, e mi rifaccio a quanto è stato già detto, a genitore 1 e genitore 2 a posto di padre e di madre. La famiglia è oggi quella più sotto attacco rispetto all'offensiva della ideologia gender, quella cultura contenuta in quell'acronimo sempre più ampio, LGBTQI, che indica una molteplicità di generi fino a che cosa? Al genere indistinto. E allora un altro tema, vado più di corsa, l'identità europea, quella macroidentità del professor Christin, che è l'appartenenza a una storia, a una civiltà millenaria, a quell'insieme delle identità e anche delle piccole patrie. Noi ci richiamiamo anche alla Roma fondata dai discendenti di Enea, ma anche alla Grecia classica, al Medioevo, al Rinascimento, al concetto anche all'Impero Romano come premessa dell'Europa Unita, e potrei continuare. Soprattutto ci richiamiamo nella definizione di identità alle radici cristiane dell'Europa, che sono il riferimento ancora oggi valido da difendere contro la minaccia dell'islamizzazione, cui dirò dopo, contro la minaccia anche della secolarizzazione e della eliminazione dell'elemento sacro e del simbolismo sacro. Un'altra parola chiave è la tradizione. La tradizione è il filo rosso di una civiltà, è la sua anche declinazione storica, la sua espressione storica, non è astratto, è un'entità concreta, è palpabile, proprio perché è una declinazione storica, si intreccia appunto con la civiltà, e il concetto è quello di rigenerare la tradizione e di difendere la tradizione, e con essa difendere, condivido pienamente quello che ha detto il professor Christin, con questo difendere la civiltà europea che è stata aggredita e che si punta a distruggere da tutte le nuove forme di totalitarismo. Vado, diciamo, un po' oltre, perché forse il tempo, ho perso l'orologio comunque, e voglio elencare frettolosamente quelle che sono le minacce alla cultura identitaria. La globalizzazione, lo abbiamo detto, la islamizzazione, l'inverno demografico, ovvero la denatalità, è un altro elemento che concorre, la immigrazione incontrollata, la cittadinanza automatica, lo ius soli, il pensiero unico, il politicamente corretto, la teoria gender, ma anche aggiungo tutte le forme diffuse nella rete di hate speech, di linguaggio di odio, tutte le restrizioni, anche le censure operate da Facebook, tutte le restrizioni della libertà di pensiero e di espressione, la cancel culture, anche abbiamo visto gli epigoni in Italia e all'estero, quelli delle statue buttate giù e decapitate,
è ancora la minaccia contenuta da ogni forma di laicismo, la persecuzione dei simboli cristiani, la dittatura dell'economia finanziaria e, ultima, la parola che mi consente di riallacciarmi a quanto ha detto il professor Christine, che ha parlato di disprezzo della propria identità, odio di sé ed esaltazione dell'altro e quel complesso dell'Europa e ideologia anti-identitaria. E io la arrivo e mi riallaccio a quello che ha detto lui citando Roger Scruton e l'elemento della oicofobia, che è un elemento fortissimo di odio verso se stesso, verso la propria casa, verso la propria tradizione e il proprio habitat. E scusate, mi dite quanto tempo ho, se ho esaurito, perché mi sono... La inviterei a chiudere l'intervento, così diamo spazio anche a coloro i quali vorranno porre delle domande, altrimenti non ce la facciamo, solo per questa ragione. Ok, allora grazie, chiedo scusa. Salto dei passaggi, casomai li userò forse dopo. Ecco, e chiudo su questo concetto allora, cioè le minacce. Appunto, l'oicofobia, questa definizione che è un nuovo nichilismo, perché appunto è l'odio per la propria casa, per il proprio ambiente, è avversione sostanzialmente verso tutto ciò che concorre a formare e a definire la propria identità personale, quindi la mia patria, la mia terra, la mia lingua, la mia religione, i miei avi, i miei nonni, la storia nazionale, gli usi, i costumi e la cultura. E è odio quindi per le identità ed è quindi evidentemente una non appartenenza e una spinta fortissima verso quel nulla indistinto che sostanzialmente è quello a cui si vuole giungere andando a minacciare tutti i pilastri della identità. Mi fermo qui e tengo forse le altre cose che avevo appuntato magari per rispondere a qualche domanda. Grazie alla senatrice Rauti che ha messo tanta carne a cuocere. Allora io passerei rapidamente alle domande. Invito a prendere la parola Marco Leonardi, da Catania, di professione docente ricercatore universitario. Lo invito a prendere la parola, una domanda breve, così diamo spazio agli ospiti per rispondere. Prego. Sì. Grazie per avermi dato la parola. Per citare il famoso Ernest Renan, una nazione, un'anima, un principio spirituale. Desideravo chiedere al professore come poter conciliare la nazione, l'idea di nazione come anima e principio spirituale con un'altra grave e cogente necessità che oggi abbiamo, che è la catastrofe demografica, cioè come far capire che un rimedio anche alla catastrofe demografica sarebbe quello di risvegliare determinati principi spirituali verso la nostra popolazione che ormai sembra dimentica di ogni radice, di ogni riferimento alto. Grazie. Professore, prego. Grazie a lei della domanda, la quale contiene già implicitamente il nucleo della risposta, ovvero della risposta che io darei alla sua domanda e che senz'altro lei darebbe, cioè il risvegliare il sentimento di identità. Ora ci sono due modi, evidentemente, uno di carattere, per così dire, culturale, spirituale, e il secondo di carattere politico-istituzionale, per conseguire l'obiettivo appunto di invertire la tendenza alla denatalità. Il primo di questi modi è esattamente quello che ho colto nella formulazione della sua domanda, e cioè risvegliare qualche cosa, risvegliare cioè il senso della generatività, inteso come senso delle generazioni, della trasmissione, della tradizione in quanto ciò che si tramanda,
attraverso le generazioni, e quindi non pensare semplicemente alla generatività in senso, diciamo così, letterale, ma pensarla anche in senso diacronico, nel senso dello sviluppo storico. E quindi un lavoro che va fatto sul piano, per esempio, dell'istruzione, della formazione, dell'educazione e così via. E l'altro livello di intervento è quello politico-istituzionale, con il quale bisogna non semplicemente sussidiare la natalità, ma bisogna fare in modo che, appunto in questo caso coinvolgendo il primo dei due movimenti, fare in modo che ci si impegni nella natalità come a qualche cosa che serve, come verso qualcosa che serve non soltanto a noi, ma all'insieme, alla storia, per così dire, certamente alla identità di un popolo. Il tempo è tiranno in questo caso, e quindi la risposta purtroppo è stata troppo breve a una domanda molto interessante. Grazie professore. Alla senatrice Rauti, inevitabilmente questa domanda, perché è di stretta attualità connesso al tema che trattiamo. Renzi ha un principio di identità? Il microfono, prego. Sì, ecco, allora, Renzi è l'esempio delle identità flessibili, che sono esattamente il contrario di quello che noi di cui noi parliamo, nel senso che la nostra identità è una identità che è un riferimento fermo, non è fisso, nel senso che non è statico, perché si deve confrontare con le sfide della modernità e anche con l'emergenza. Non è passatismo, non è nostalgia, non è musealizzazione, ma è qualcosa di dinamico. Quella di Renzi invece non è una identità ideologica e politica, ma è una identità flessibile, ovvero una identità annacquata, qualcosa che prende la forma in base a quello che viene introdotto dentro, si direbbe un po' la forma dell'acqua, per semplificare, che si attaglia alle circostanze. Io non credo che ci sia nessuno oggi in grado di attribuire a Renzi una identità, né dal punto di vista post-ideologico, né dal punto di vista di immediata percezione nel panorama politico. Non so se ho risposto, potrei continuare, ma non credo che Renzi meriti di più. La domanda è stata posta da Duilio Paolini. Ora, invece, la domanda la leggo qui, posta da Carlo Lombardi. Inviterei tutti, tra l'altro, a scrivere in chat anche il luogo da cui naturalmente partecipano. Carlo Lombardi, rivolta al professor Christin, e dice: chiederei al professor Christin di soffermarsi su come il fenomeno politico della New Left si inserisce nel discorso da lui fatto. Prego, professore. Direi che se la nuova sinistra può essere anche identificata come quel movimento di cancellazione della cultura, la cancel culture, quella sorta di opposizione radicale, la senatrice Rauti diceva prima, del nichilismo, appunto un'opposizione nichilistica alla tradizione, e direi che allora questa nuova sinistra si inserisce perfettamente in quella logica dell'alterità, intesa o interpretabile come logica dell'alterazione. Cioè, se l'alterità non è soltanto ciò che è altro rispetto al sé, all'io, ma o all'identità, ma è anche un, dal punto di vista proprio del movimento, no, del muoversi del pensiero, dal punto di vista dinamico, è anche qualcosa che altera, ecco che questa alterazione è anche una alienazione, non nel senso marxiano naturalmente del termine, ma nel senso concettuale, nel senso letterale e concettuale del termine, alienazione, diventare altro. E quindi molto probabilmente
per chiudere rapidamente la risposta, molto probabilmente questa nuova sinistra si inserisce in un fluido processo di alterazione che appunto rappresenta l'opposto della identificazione o dell'identità. Ora Stefano Filippi, per la senatrice Rauti, anche questo è un tema di grande discussione, di grande dibattito. Quali sono oggi gli elementi di coesistenza positiva tra le anime liberal-liberista e sociale della destra politica, stante le loro diverse origini culturali? E ancora, la stessa dicotomia può essere riproposta anche nei confronti della cosiddetta sinistra? Prego, senatrice. Sì, purtroppo non ho sentito tutte le parole, perché a un certo punto si è interrotto. Provo a riformularla. Quali sono oggi? Sì? Mi sente? Sì. La domanda è questa: quali sono oggi gli elementi di coesistenza positiva tra le anime liberal-liberista e sociale della destra politica, stante le loro diverse origini culturali? E la stessa dicotomia può essere riproposta anche nei confronti della cosiddetta sinistra? Allora, la domanda è molto complessa. La destra ha più anime, le ha sempre avute, perché c'è più una destra sociale, nazionale, popolare, nazional popolare, nazional rivoluzionaria, e poi c'è più una destra reazionaria, conservatrice o liberale conservatrice. Quello che conta oggi è trovare un punto di equilibrio, e questo punto di equilibrio è possibile senza rinunciare alla propria identità. Nel senso che l'identità, purtroppo la sfida della politica è questa, non seguire il presentismo, l'immediatezza, la risposta, diciamo, del respiro corto, ma avere un pensiero lungo. È in questa dimensione del pensiero lungo che si possono ricomporre anche le pluralità delle destre, oppure, se vogliamo, una destra plurale. È evidente che io appartengo, per esempio, vengo da una storia sicuramente non reazionaria e non liberista. Io vengo da una storia sicuramente di una destra sociale e nazional popolare. Questo non mi impedisce oggi, per esempio, di trovare nell'orizzonte che viene rappresentato dal Partito dei Conservatori Europei una contraddizione a quella che è la nostra idea politica nel rispetto della nostra identità e delle nostre radici. Qualche anno fa la parola conservatore, anche se io prendo degli scritti di mio padre, per esempio la parola conservatore è respinta. Viene anche messa in discussione anche la categoria concetto di destra. Il punto è che oggi essere conservatori significa cosa completamente diversa, non significa essere reazionari, significa per esempio tutelare e difendere il principio della vita, significa nel contesto europeo difendere la sovranità degli stati nazionali, significa per esempio battersi contro tutte le derive dell'ideologia gender, significa difendere la famiglia e la sua centralità. Quindi è anche vero che, pur venendo da una destra plurale, esiste un punto di equilibrio possibile, perché poi l'identità di cui noi siamo portatori e che dobbiamo rigenerare in base alla tradizione alla quale apparteniamo è alla fine una visione della vita e del mondo. E in questo momento le visioni sono dirimenti: o si sta con grandi categorie anticulturali da una parte, o si sta dall'altra. E quindi è possibile avere una coesistenza positiva, come chiedeva chi ha fatto la domanda. La sinistra, secondo me, patisce una divisione interna molto più radicale e direi inconciliabile, perché la differenza sta nel fatto che noi abbiamo elaborato le nostre diverse anime della destra plurale, mentre la sinistra ha abdicato alle sue identità
e alle sue ragioni storiche e politiche più profonde. Grazie, domando scusa al proponente la domanda, che non è Stefano Filippi, ma Stefano Filippini Lera. Ora la domanda invece posta da Nicola Boscolo Pecchie, che è la seguente, naturalmente indirizzata al professor Renato Cristin, che è questo, che la domanda è: se la pandemia ha messo fine alla tecnocrazia, ha anche depotenziato la liberal democrazia in favore di stati nazionali socialmente più coesi? Dunque, io assumo questa domanda nella sua formulazione anche come una affermazione, se ben capisco, nel senso che c'è anche una tesi, diciamo, in questa domanda. Direi di sì, che effettivamente il fenomeno globale, appunto, della pandemia ci presenta anche la possibilità di un ripensamento delle strutture degli stati nazionali, ma non soltanto di un ripensamento, diciamo così, negativo dal nostro punto di vista, cioè un ripensamento che ci dica: vabbè, forse gli stati nazionali non hanno bisogno di esistere. Questo è forse un auspicio da parte di qualcuno, ma un ripensamento invece può essere nel senso opposto, ovvero se negli ultimi anni o decenni addirittura noi abbiamo visto una progressiva erosione dell'idea di nazione, quindi poi di Stato nazionale in questo senso. Perché? Perché tutta quella costellazione di carattere concettual-culturale e di applicazione politico-istituzionale, di cui la senatrice Rauti ha offerto un mirabile spaccato, ecco, direi che tutta questa costellazione ha portato alla destituzione dell'idea di nazione, di Stato nazionale. Per esempio, il grande movimento migratorio mondiale deve necessariamente reggersi sulla trasformazione delle nazioni e quindi dei confini delle nazioni in passaggi, in luoghi di transito, no? In passaggi, appunto, di transito. Beh, ciò significa che lo Stato nazionale, la nazione in quanto tale, non esiste più. Ecco, da questo punto di vista, questa tendenza oggi può essere ridiscussa alla luce della gravità, naturalmente, oltre che della globalità, del fenomeno pandemico. Certamente. Grazie, professore. Anticipo che chiuderemo la lezione con la domanda ultima posta dal professor Giuseppe Cecere, ma prima di dare risposta alla domanda del professore, io ho qui una domanda posta da Umberto. Non leggo il cognome, ma è la seguente. L'identità è degenerata nella filosofia hegeliana e post-hegeliana? Prego, senatrice Rauti, e poi il professor Cristin. Prego. Velocemente. No, io su questo giro la domanda al professore. Che può meglio di me, però se visto che ho la parola volevo aggiungere una questione sulla pandemia. Il professore ha evidenziato la ricaduta sul concetto di Stato-Nazione. Io voglio aggiungere che la pandemia pone anche alla politica una grande sfida, perché la politica è il contrario del distanziamento sociale, nel senso che è piazza, è aggregazione, è guardarsi negli occhi e percepire l'autorevolezza di un leader, il suo carisma, cioè tutte cose che la pandemia ha spezzato, e quindi la politica deve prendere le misure, non può accontentarsi di essere mediatizzata e di usare soltanto la rete e le piattaforme. Quindi la politica si deve attrezzare, e proprio questo è il momento di rafforzare la identità e la tradizione, proprio per anche porsi in relazione rispetto a uno scenario totalmente rinnovato. Io non so se dopo la pandemia noi saremo più sciame sociale, per usare una definizione nota alla sociologia,
o più comunità solida. Io non so ancora immaginare se saremo più, come dire, società liquida di Bauman, o se avremo compiuto la trasformazione in un'ulteriore dissoluzione. Io non lo so. Io so solo però che c'è bisogno di una politica basata sulla centralità del popolo, una politica di patrioti che sappiano veramente declinare nella modernità, anzi nella postmodernità, le radici della tradizione e di una cultura identitaria. Grazie, senatrice. Professore, ritorniamo alla domanda di prima. Sì. Hegel, sinistra hegeliana. Dunque, se noi riportiamo alla questione dell'identità o del principio di identità a Hegel, e vediamo che certamente Hegel concepisce un principio dialettico di non identità nella formula classica del A è uguale non A. Tuttavia questo principio, come dire, non è la semplice negazione del principio di identità, ma è appunto, proprio perché così Hegel lo definisce, come un principio dialettico. Ma certamente, al di là adesso di Hegel, che poi è stato anche strumentalmente interpretato, questo è un nucleo teoretico di Hegel che può avere un'applicazione di carattere pratico-politico soltanto a prezzo di uno stravolgimento o di una interpretazione che può essere o diciamo legittimo o anche strumentale. Certamente se per sinistra hegeliana lei intende il movimento che poi diciamo si condensa nel marxismo e in un certo socialismo ottocentesco, certamente lì noi troviamo un punto di inizio fondamentale, un'apertura di quel percorso che ha portato alla sostituzione dell'identità con l'alterità. Ma certamente questo percorso ha trovato il momento detonante nella negazione sessantottina e postmoderna del principio di identità, sulla base di una interpretazione, ancora una volta, forzata del principio dialettico hegeliano. Quindi direi, se volessimo cercare l'origine, dovremmo cercarla in parte, certamente, in un Hegel, diciamo, sinistramente interpretato nella sinistra hegeliana ottocentesca, e in parte, ma soprattutto, nel pensiero sessantottino. Direi che questa è la formulazione, diciamo così, più rapida alla domanda molto densa che lei ha posto. Grazie. Una domanda per entrambi i relatori. La prima, fatta da Antonino Sciortino, che è puntuale, in ogni lezione non fa mancare la sua domanda pertinente. Alla senatrice Rauti, quale ruolo riservare all'educazione per forgiare le nuove generazioni, per sovvertire la destrutturazione dell'identità nazionale e di conseguenza collettiva e intellettuale? Prego. Sì, domanda molto bella, lo ringrazio. Noi abbiamo sostituito purtroppo molto il concetto di educazione con quello di formazione e di aggiornamento, che sono cose naturalmente necessarie e utili, ma il concetto di educazione è qualcosa appunto di tradizionale, ispirato evidentemente a valori, principi spirituali, ma anche a qualcosa che viene tramandato e trasmesso come patrimonio culturale e appunto identitario. Abbiamo rinunciato a fare dell'educazione qualcosa di centrale, anche perché quella ideologia totalitaria e quelle famose minacce vedono nell'educazione qualcosa da sovvertire, qualcosa da spezzare. È quell'idea di negare la presenza di un padre e di una madre, è un po' quella frattura introdotta dal 68, cioè l'educazione è vista come autorità e autoritarismo, quando invece è autorevolezza ed esempio. Quindi io credo che dovremmo rimettere al centro anche non solo della nostra azione politica, ma anche di un'idea, per esempio, per quanto riguarda la formazione scolastica o anche i testi scolastici,
oggi oggetto addirittura di intromissioni della cosiddetta, diciamo, educazione gender, tra virgolette educazione, sostituirli invece con educazione ai principi, di principi formativi. Credo che l'educazione abbia dovuto pagare il prezzo di essere considerato un valore della tradizione. Invece è semplicemente un modo per insegnare a stare al mondo e un modo per guardare il mondo. Grazie. Al professor Crissin questa domanda, la seconda posta da Sciortino, un po' provocatoria, ma non è forse necessario rieducare anche le generazioni post-sessantottine e genitori dei futuri uomini accanto all'educazione delle giovani generazioni? Sì, sarebbe necessario. Il problema è come si riesca a farlo, perché quelle generazioni post-sessantottine sono le generazioni che oggi insegnano ai nostri figli piccoli, diciamo. Perché? Perché sono generazioni che attraverso la scolarizzazione sono entrate oggi nelle scuole e nelle università, oltretutto. E quindi parlare a queste generazioni, diciamo, fortemente intrise di sessantottismo o di ideologia sessantottina è un problema che non può stare, diciamo, dalla parte di chi insegna, da parte cioè della struttura formativa, ma dovrebbe avvenire a partire da una azione di carattere mediatico e certamente di carattere politico, un'azione più ampia, della quale certamente io avverto lo stesso bisogno che il nostro gentile interlocutore ha posto. Sì, sì. Grazie, professore. Sono le stesse esigenze. La senatrice Rauti, Paola De Pretto, come si può conciliare il principio dell'identità con la parità di genere? Allora, il principio della parità di genere è inteso, non è inteso come uguaglianza tra il genere, ma almeno nella mia visione, come uguaglianza tra il genere maschile e femminile, che non appartiene al concetto identitario né alla visione tradizionale della vita e del mondo, ma il concetto di parità di genere è inteso come parità di accesso, pari opportunità. E questo riguarda non soltanto le questioni di genere, ma riguarda anche molte altre categorie. Significa esclusivamente la rimozione di quegli ostacoli che impediscono una pari libertà di accesso. Io non vedo una frattura tra il mondo tradizionale e l'idea di una parità di accesso, di pari esercizio di alcuni diritti. Certo, evidentemente nel mondo tradizionale c'erano altre relazioni tra l'uomo e la donna che vanno contestualizzate, ma io non mi sento oggi meno una donna della tradizione se mi occupo, perché lo faccio politicamente o perché lo faccio per elaborare delle risposte o lo faccio perché devo anche essere presente nei contesti e anche in quello che l'attualità mi richiede, non mi sento per questo meno distante dall'idea di una donna della tradizione, perché la tradizione è un perno, come diceva anche il professor Cristi, intorno al quale fa ruotare la visione della vita e del mondo. Quindi esiste, senza forzature, un'idea si può conciliare, però nell'accezione che ho attribuito io, cioè di parità di accesso, non mai in termini di uguaglianza di genere, perché questo invece contraddice il principio tradizionale. Grazie. Una domanda interessante per il professor Crissin, posta da Alfredo Iudice. Che influenza, secondo lei, professore, ha avuto ed ha la cosiddetta cultura democratica americana con il suo deep state sulla crisi dell'identità europea? E credo che sia una influenza, per dir così, di ritorno, nel senso che per andare alle origini di quella cultura, naturalmente, i campus americani, campus statunitensi, sono stati, diciamo così,
uso questa espressione confidenzialmente, sono stati colonizzati dal pensiero francese soprattutto degli anni 50 e 60 e a partire da quello stesso pensiero che ho citato come uno degli esempi, diciamo, centrali del processo di alterazione dell'identità europea, e quel pensiero si è introdotto appunto nelle università statunitensi e ha a sua volta poi germinato, e quella germinazione ha prodotto, e naturalmente su quelle basi ha prodotto una forma di pensiero che è il pensiero che oggi trova espressione tra le altre forme anche nella cultura della cancellazione, e quel pensiero oggi certamente agisce anche sulla società e sulla cultura europee. In questo senso, ecco, vedo una sorta di doppia azione, una in qualche modo di un'azione che arriva dall'Europa e un'azione che invece parte dagli Stati Uniti e che arriva oggi in Europa. Grazie. Una domanda, anzi, le ultime due domande. Le poniamo a tutte e due. Veramente, non avevo capito. No, siamo alle ultime due domande. Le poniamo ad entrambi i relatori. Non è possibile pensare che la creazione di sopraffazione, insomma, non pensa che la creazione di possibilità di sopraffazione territoriale, culturale, economica e etica sia una forma di omicidio razziale? La pone Vittoria questa domanda, che ringrazia il professor Christin per la riflessione filosofica sull'identità che è ineliminabile dalla natura umana. La domanda per entrambi i relatori. Brevemente la risposta, così completiamo anche tutte le domande. Prego. Qual è l'altra domanda? Scusa, le facciamo insieme? L'altra domanda è un po' più articolata, l'ha posta il professor Giuseppe Cecere, con il quale chiudiamo, che è fatta in due parti. Come si può spiegare che il nichilismo in versione sessantottina è divenuta l'ideologia portante del mercato unico globale? La seconda domanda, se questo è accaduto, tanto che questa ideologia viene supportata dai grandi poteri finanziari che controllano anche la produzione culturale, quali possono essere i nostri interlocutori nel mondo economico-finanziario per costruire un blocco sociale a supporto di una risposta identitaria? Giuseppe Cecere, da Latina, docente di arabo all'Università di Bologna. Vabbè, io rispondo direttamente a questa seconda e lascio la chiusura al professore. Allora, naturalmente ringrazio per la domanda. Il nodo maledetto è quello della dimensione economica, finanziaria, transazionale, che ha finito per avere il predominio sulla politica. Cioè ha svuotato la politica della sua finalità, che è quella del bene comune. Quindi che cosa è successo? L'economia e la finanza globali più i paradigmi tecnocratici che determinano i destini del mondo hanno scavalcato la vocazione della politica e hanno scavalcato, se non soppresso, la sovranità degli stati nazionali. Io penso che la politica debba recuperare la sua posizione di predominio sulla economia. Personalmente penso anche che l'unica, diciamo, categoria accettabile di primato rispetto alla politica appartenga all'etica, quindi etica, politica ed economia, non una gerarchia diversa. Penso che, per rispondere alla domanda del come fare, credo che la politica che recuperi la sua funzione, la sua vocazione, che è quella del bene comune, cioè quella di rispondere ai bisogni delle persone, e quella appunto del primato sull'economia e sulla finanza, è quella, come dicevo all'inizio, che rimette al centro delle sue declinazioni il demos, cioè il popolo, e ricompone tutte quelle fratture che ho elencato all'inizio e ritesse una trama che si è anche sociale, che si è smagliata, e appunto l'idea, come dice lui, di un blocco sociale. Esistono interlocutori con i quali stabilire
anche patti sociali, oltre che un blocco sociale, per trovare delle forme di politica che siano rispondenti ai reali bisogni. Evidente che dal punto di vista economico, chi è portatore della tradizione di una visione identitaria non può mai pensare a una società in cui ci sia un liberismo selvaggio e nessuna forma di regolamentazione. In questa visione della politica trova spazio, certo, la libera impresa, l'attività lavorativa, le libertà fondamentali, anche le forme di concorrenza del mercato, ma sempre un'economia sociale di mercato ispirata ai principi della sussidiarietà. Grazie, professore. Allora, a lei la chiusura sulla domanda... Sulla prima delle due domande, come si può spiegare che il nichilismo in versione sessantottina è divenuta l'ideologia portante del mercato unico globale? E aggiungerei anche quest'ultima domanda di Vittoria, se non pensa che la creazione di possibilità di sopraffazione territoriale, culturale, economica e etica non sia una forma di omicidio razziale. Prego. Io partirei da quest'ultima domanda. Per considerare che il grande movimento immigrazionista globale, ma che trova il suo epicentro in Europa, nel continente europeo e in particolare in alcuni stati del continente europeo, si può certamente configurare come una sorta, di tentativo di sostituzione culturale che viene veicolato attraverso un tentativo di sostituzione etnica. Da questo punto di vista credo che si possa concordare con la definizione, per quanto provocatoria, come lei stesso diceva pochi istanti fa, con la formulazione appunto della domanda, con quell'espressione certamente provocatoria, nel senso appunto che noi siamo in presenza di una sostituzione e la sostituzione nel momento in cui è imposta si configura come una appunto imposizione e un'imposizione può essere anche una sorta di omicidio, certamente, e, data appunto anche la brutalità della forma nella quale questa sostituzione avviene o vorrebbe avvenire. E, per arrivare invece alla domanda precedente, approfitto per salutare l'amico e collega Giuseppe Cecere e ringraziarlo anche della presenza e della domanda. Certamente Giuseppe, hai perfettamente ragione nel indicare una saldatura tra il pensiero sessantottino e post sessantottino e quella forma dominante, attualmente prevalente di sistema economico, ma è anche vero che quella saldatura avviene sulla base di convenienze e dell'una e dell'altra parte, che convenienze che possono continuare a sussistere ancora per un po' o fino a, per un certo periodo, finché non si riesca a scardinarne i presupposti. Allora, un lavoro, certo si tratta di un impegno ciclopico, globale nel senso proprio di mondiale, tanto che appunto da un lato è necessario operare una sorta di riconversione, di ricostruzione del pensiero e quindi di smontaggio di quella modalità del pensiero che appunto è diventato oggi dominante, dall'altro lato mostrare come dall'interno del sistema socio-economico capitalistico sia possibile emendare quella forma di economia o di capitalismo strettamente o esclusivamente finanziario per tornare ad un'opzione economico e sociale che vada nel senso del ripristino del capitalismo classico, del sistema capitalistico classico, il quale
prevede esattamente ciò che la senatrice Isabella Rauti ha detto poco fa, e cioè prevede una sorta di economia sociale di mercato. Il sistema socio-economico tedesco è all'insegna dell'economia sociale di mercato. Non sembra a me, ma credo a nessuno, ragionevolmente, che non si tratti di un sistema genuinamente capitalistico. Quindi ecco, questa è una possibilità. Affiancato all'idea di economia sociale di mercato e quindi al concetto di sussidiarietà, aggiungerei anche una applicazione della dottrina sociale della Chiesa, o meglio di alcuni elementi economici caratteristici della dottrina sociale della Chiesa, da Leone XIII alle due encicliche di Giovanni Paolo II sulla economia, fondamentali per capire come da quel punto di vista il capitalismo non vada assolutamente abbandonato, anzi al contrario vada in un certo senso difeso, così come è avvenuto in realtà negli ultimi tre secoli da parte della Chiesa nei confronti del sistema economico sociale occidentale e da parte di quest'ultimo sistema appunto nei confronti della Chiesa. E mi rendo conto di aver risposto sommariamente a una domanda molto densa, ma l'amico e collega Giuseppe non me ne vorrà naturalmente. Grazie professore. Insomma, il tempo è volato, presidente Urso. Sono le 20:30, insomma è stata una bellissima lezione, a riprova del fatto che sono queste le lezioni che consentono alla nuova classe dirigente di forgiarsi. Il ringraziamento va naturalmente ai graditissimi relatori che hanno consentito, ecco, una lezione tra cultura e politica. Quindi abbiamo veramente spaziato in due settori importanti che ci fanno ritornare a casa arricchiti nel nostro bagaglio di conoscenze. E quindi un grazie veramente sentito al professor Cristin e alla senatrice Isabella Rauti, un grazie naturalmente ad Adolfo Urso, al presidente della Fondazione, che ci consente, insomma, attraverso queste lezioni di prepararci nella speranza di poter rappresentare la futura classe dirigente di questo paese. Un grazie per il supporto di Ludovica e di Sabina, grazie insomma per averci supportato anche questa sera, e un grazie a tutti i partecipanti. Abbiamo forse sin troppo abusato della loro pazienza, ma credo che il tema così importante meritasse anche di sforare di qualche decina di minuti. Grazie ancora a tutti e buona serata. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Tutti, grazie. Buonasera, 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 grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera e buona serata. Buonasera a tutti. Prossima. Buonasera. Presto. Ciao. Ciao a tutti, ciao Isabella. Ciao, ciao, grazie, a presto. Ciao. Buonasera.